Durante i tafferugli Cicarone sta sempre con le braccia conserte, cioè qua adesso vado a parlare con i poliziotti direttamente. Vediamo Cicarone che ti approccio là. Cicarone, salvare del corso. Dovete lasciare la piazza. Dovete lasciare la piazza, forza! Hai capito? Mo' vedono le donne! Adesso mangano le donne! Oh bella, faremo da me. Allora, qua praticamente è la prima linea dove ci sono i poliziotti in tenuta antisommossa che non te fanno passare. Bella. Ci hanno attaccato al diritto al lavoro, che è un diritto costituzionale, il diritto a sopravvivere. E quindi è normale che oggi ci stanno queste... Ci questi... sono un po' di eventi, però ci sono stati... Ma non mi sembra in realtà. Non mi sembra in tenuta d'attacco. Ma io infatti non sono assolutamente in tenuta d'attacco. Però devo manifestare il mio dissenso nei confronti di questa norma che ci sta veramente annientando. Hanno semplicemente paura di vaccinarsi. Devono essere rispettate le paure dell'individuo. Come lei magari può avere paura dell'aereo, io devo rispettare la sua paura, perché lei ha un profilo psicologico totalmente diverso dal mio, capito? Quindi che succede? Che chiaramente sarà difficile, sarà quasi impossibile poter fare 3 tamponi a settimana, loro lo sanno bene, e quindi siamo qui per manifestare il nostro dissenso. Fate passare che se gli cade la moto sono senza casco. Io stavo là sotto, ho visto tutte le camionette, praticamente io vengo dal Molise, sono di vicino a Terni. Tu che stai sul campo, sei fotografo, giusto? Che sei messo il campo? Che hanno fatto? Che racconta un attimo. Niente, hanno manifestato contro i Green Pass, hanno fatto un corteo e sono stati bloccati dalla polizia, che ha cominciato a sparare lacrimogeni anche all'altezza uomo. Infatti mi hanno preso su una gamba. Ah, pure a te? A me mi hanno preso su una gamba. Adesso sono felice lo scusi? Sei felice solo perché... Non ho sentito niente, forse perché ero... Ragazzi, è un po' l'adrenalina forse. Sei riuscito a scattare belle foto? Sì. Guarda, pure poi caricano, Sì, ma perché? Cioè, sto qui stanno a combattere i diritti nostri. Stanno a combattere i diritti nostri, solo che i serbi laggiù non ce vanno a far passare. No, Merlo, è la prima volta che a Roma c'è, diciamo, un modo un po' più deciso... Certo. Guarda, è la prima volta che c'è tutta sta gente a Roma. Purtroppo vengono tutti Italia, questa è l'Italia, non è Roma, non è cioè destra e sinistra, questo è il popolo, regà. O se siamo una svegliata, o questi ci montano sopra. Cioè, non potremmo perdere i posti di lavoro per un pezzo di carta. Cioè, qui è Costituzione. Sì, qua c'è tanta gente, ma qui è tutta Italia. Questo è il popolo italiano che sta a muovere. Non c'è Roma, non c'è Lazio, non c'è... Qui è l'Italia, basta. Non ci abbiamo nazioni. Questo è il popolo proprio italiano che ha deciso di combattere contro un sistema che non funziona. Perché stavano per caricare quando se ne siamo andati. Ah. Quando il dirigente, che è quello che sta in borghese ma c'ha il casco, se niente alza il manganello, è perché poi abbassa e dà la carica. La carica vuol dire che avanzano e chiunque si trovano davanti lo manganellano. Capito? È il discorso. No, ma non l'hanno fatta. Se c'era vedevi tipo tutto l'afflusso, guarda di qua è più probabile, guarda che muro che hanno fatto. Qui tra l'altro vedi una macchina che prova a uscire, ma qui hanno fatto una sorta di barriera. Magari mi dà 2 euro, che ne so, sto a fare parcheggio. No, io ne seguo, sono bravo.
fare una foto lì. Vai, e foto durante la manifestazione. Anzi, sto telefono ce l'ha fatta di soldi. No, no, regà, io c'è. Vai, allora. Quel signore lì è... Qua poche persone. C'è grosso la manifestazione. Allora... Praticamente c'è una parte bloccata di via del Corso, qui è abbastanza tranquillo, là un po' più animato, però... Dormirete la notte quando andate a dormire? Guarda i tuoi video, grazie un grande. Ma che dici questa cosa? Sono venuto a vedere, fammi un'idea. Ma io non vorrei sentirmi al loro posto, se c'hanno un briciolo di coscienza, come faranno a guardarsi allo specchio? Io non vedo l'ora di... Sì, lo so, la guerra dei poveri. Ma loro stanno brindando in questo momento, là dentro col grembiolino, ma solito. Stanno brindando a faccia nostra, agli ignoranti che guardano il TG1 e vanno a votare. Ma quanto dura, ragazzi? I militari comunque quando succede qualcosa sapranno che è questo. I militari sono il popolo. Ma la manifestazione contro l'ungherese. Novax originale. Vabbè, ma te... Grande. Novax uguale. Sei alla morte. Senti, ma mo sei andato a fare casino qua, no? Guarda, oh, te fai arrestare, no, la pace, mi raccomando, no, la pace, stai qua in prima linea, no, sono stato là in prima linea, sì. Però senza violenza. Raccontaci se vieni da là, ci racconti che succede. Hanno bastonato i donne e uomini a volta dei colori di Marte, che sono Magdalena, gli hanno fatto male alla gente, perché in realtà volevano passare, non sono stati violenti, però ragazzi purtroppo sappiamo. Questa è la realtà. Beh, anche te, oh, è stato un piacere. Hai perso la cosa più importante. Ma sì, 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 sì. Eh sì, oh, l'inglese, eh. Il marino. Adesso c'è un po' più tranquillizzata la cosa, vedete? Anche qua i poliziotti non stanno con gli scudi alzati, ma stanno più tranquilli perché ovviamente la gente si è un po' acquietata, tanti se ne stanno andando. Non magari piove pure, la gente se ne va tutta. A fine, oh, è così, quando piove la gente se ne va, eh. Non c'è niente da fare. Cioè, la News 24 non intervista Cicalone? Non lo so. Perché sono aree di separazione, no? Cioè, se io voglio far arrivare i grossi manifestanti, creo dei blocchi progressivi in modo tale che questi poi non avanzino, perché altrimenti... arrivano tutti insieme, loro non so tantissimi, capito? So spiegare strategie. Conosco tutti. Ma lì l'avete bloccati però. Qua siamo proprio nel punto di vuoto. Cioè dove c'è il grosso della folla da sta parte che parte da Piazza del Popolo e spinge per arrivare. E qua praticamente c'è tutta la polizia che sta pronta a respingerli. Considerate da un momento all'altro potrebbero caricare i manifestanti verso la polizia e la polizia da sta parte ovviamente respingerli. Questo potrebbe essere proprio il terreno di battaglia, anche con eccessi laterali però. Perciò, eccoli ragazzi, stanno arrivando. Stanno, sapete, stanno iniziando a avanzare, cosa che non dovevano fare, e qua la polizia, vedete, sta già avanzando e preparando anche su mossa. Stanno alzando gli scudi, no? Perciò da sta parte qui loro alzano gli scudi e questi avanzano qua praticamente, e dipende come avanzano, dipende come l'affrontano dall'altra parte, ci sono mille variabili di questo.
conoscete Cicalone, Spalbatte, YouTuber? No, ce l'ha detto un nostro amico che esatto. Conosciuto, ma noi non però lo conoscete, infatti c'è meno tensione, cioè c'è più tensione perché prima tipo studiamo di altri modi, non le foto. La metà va lasciata. Bambino che il consiglio ha fatto la 5 sulla scuola. Che gli ha fatto? Il 5 sulla scuola. Sì, vabbè, tranquillo. No, Cicalone. Allentiamo la lezione, facciamo poco, dai. Madonna che spettacolo. Oh, sì. Ciao. Loro stavano per caso, non era una manifestazione. Ragazzi, ma chi? Noi siamo dalla parte delle forze dell'ordine perché anche loro si stanno dicendo ma chi me la fa fare a difendere sta razza di carniali massoni che stanno in politica. Cosa fanno le persone? Non li ha eletti nessuno, capito? Non li ha eletti nessuno e noi non siamo contro loro. Mi dispiace solo che loro hanno lo stipendio fisso 1600 euro al mese e noi non abbiamo niente e loro svendono la loro anima per 1600 euro al mese e per una pensione che mi dispiace non avrete nemmeno voi. Non penso che un poliziotto arriva a 66 anni per andare in pensione. No, siamo tutti sulla stessa barca, disoccupati, mamme, lavoratori, partite IVA e forze dell'ordine. Ma noi da qua, da Palazzo Chigi, non ce ne andiamo! Rimarremo tutta la notte fino all'alba! Fino all'alba! Avete capito? Bene, un saluto! Abbiamo circondato Montecitorio e basta. A noi non ci interessa fare violenza, non ci interessa, capito? Ci interessa solo che quelli devono sapere che la democrazia siamo noi, lo Stato siamo noi, non un partito, il sottosegretario o quello che Mattarella decide senza interpellare noi. Anche il referendum, non servono più un cazzo, la raccolta firme, aspetta, già Renzi aumentò la raccolta firme da tipo mezzo milione, è una stronzata. È il popolo che deve alzare il culo e deve andare nei palazzi di potere. Mi dispiace che oggi eravamo oltre 100.000. Se fossimo stati di più, un gruppo doveva entrare nella sede RAI. Solo questo vi chiedo, ve lo chiedo in ginocchio. Ve lo chiedo in ginocchio, perché io credo nelle forze dell'ordine. E vi ringrazio perché senza di voi ci sarebbe... Perché il Green Pass non limita nessun contagio, impedisce a me di prendere un treno, impedisce a me di fare qualsiasi cosa, impedisce a mia figlia di andare all'università. Mia figlia si sta facendo un tampone ogni due giorni, non è giusto, costano anche tanti soldi i tamponi. Non sta facendo niente di male, no, io sono pacifica, sono disarmata, se vogliono mi possono caricare. Non è giusto quello che stiamo subendo. Non so niente, voglio protestare così. Non ho altri, non so come fare. Non fa niente, è tu, il governo ci sta facendo questo. Ci sono delle persone che si sono licenziate, stanno affamando l'Italia. Questo dobbiamo dire, stiamo pagando troppi debiti. Debiti su debiti. Non è più una vita questa. Il Gran Maga salverà l'Italia.
fanno la magia, prendono la polizia, tutte le palestre di Krav Maga di Roma. E loro vengono qui, fanno le magie, si spaventano, vanno via. Bisogna chiamarle, vero? Così fanno le magie. Krav Maga. Così fanno. Capo, certo, non una. Se mi ascolta il professore, l'altro giorno sono stati al Senato. Professore e medici universitari. Ma siccome ora nel esatto, hanno verbalizzato tutto, hanno verbalizzato tutto. Non è così pacifico come racconta lei, chi ha parlato, loro è il capo, ne sa qualcosa in più. Così domani vedremo la RAI. Grande arresto, è stato preso un estremista di destra che ha attaccato la CGIL, ha rotto di vetro la CGIL. E noi siamo 100.000 testimoni venuti a Roma oggi, siamo venuti per motivi spontanei da tutta Italia perché ci siamo rotti. Praticamente sono arrivati quasi all'altezza di Zara, e qua spingi spingi, sono arrivati davanti e mo veramente si stringe il cordone, lì è proprio blindatissimo perché ovviamente tanti a Palazzo Chigi, però pure là c'è un bel avanzamento, vedo. Detto zio, non ha bestemmiato. Detto porco, con la Z. Ma questa non è politica. Noi siamo contro la politica, siamo contro questa politica. Che non è politica. Ci sono stati momenti di tensione, qualcuno è stato tratto in arresto perché ovviamente hanno chiesto di allontanarsi da là perché mo ci sarà tutto l'afflusso, i blindati.
Ma però qualcuno c'è rimasto oggi che dice stavo strattonato, spintonato. Loro hanno paura di perdere il 1.700 e hanno paura di perdere la pensione. E basta. Tu sei un fan di Cicalone? Sì. Sei venuto qua per farti una foto del Cicalone? Sì. Non ti importa niente la fine? No, non mi interessa, non è questo. Se finisce male per tutti. Niente, andate, fate l'assegno circolare. Perché? Perché sono i soldi miei e faccio l'assegno che voglio. Mi dai i soldi miei e me li prendo. No, non è chiedo il contante. Voi ce l'avete il contante. Mi fate l'assegno perché quelli sono i miei soldi, ok? Quindi quando svuoteremo tutti quanti i conti, hai capito? I napoletani sono il popolo più intelligente perché è dovuto sopravvivere a dei soprusi il Sud Italia a causa della massoneria del nord che l'hanno depauperati di ogni cosa. Quindi si sono dovuti, sono avvezzi a sopravvivere, cosa che i popoli del nord, con la puzza sotto il naso, io non sono del sud, ma la mentalità si è sempre descritto come i terun, quelli. Ma perché noi per fare i tamponi non è pagare un pizzo? Quindi da oggi la mafia è legale. Allora, praticamente questa è la fine della manifestazione. Un po' di pioggia, un po' di manifestanti se ne sono andati, le cariche stanno scemando, perciò non riescono più neanche ad avanzare, hanno blindato praticamente tutto. Ci raccontavano che erano scesi inizialmente da Villa Borghese addirittura, perché tante volte li bloccano sulla porta di Piazza del Popolo, invece scendendo a Villa Borghese c'hanno diverse vie, perciò possono scendere per Piazza di Spagna, possono scendere sotto a Piazza del Popolo, possono continuare, e da lì piano piano sono avanzati fino ad arrivare praticamente qua sotto, e qui c'è Montecitorio. Qual è stato il rischio inizialmente? Che non riuscivano a contenerli perché erano veramente tanti, si sono affievolite praticamente le spinte da parte dietro, qualcuno è stato caricato, qualcuno è stato portato via, e al momento è una situazione molto tranquilla. Come vedete gli agenti hanno gli scudi abbassati, stanno in un momento di allerta ma tranquilla, perciò non si rischia nulla. Detto questo, io vi saluto e me ne vado dalla manifestazione.